Oggi ai nostri microfoni Vittorio Veduto, referente provinciale di Libera, e Simone Lopresti, referente del presidio di Libera da Ragusa. Domani ci sarà l'intitolazione del presidio di Ragusa a Daphne Caruana Galizia, la collega giornalista maltese uccisa dalla mafia nel 2017. Sarà presente anche il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti. Vittorio, la domanda non può essere questa: che significato ha l'intitolazione del presidio di Ragusa a Daphne Caruana Galizia, ricordiamolo, giornalista maltese uccisa dalla mafia, e che significato ha la presenza di Don Luigi Ciotti a Ragusa? Anzitutto dico grazie a Radio Dimensione Musica e a te, Piero Giunta, per lo spazio che ci state dedicando all'interno del vostro giornale radio. Io credo che questo momento sia molto importante per Ragusa, ma non soltanto per la città, per tutto il territorio provinciale, perché stiamo riorganizzando il presidio cittadino, che diciamo, non ha soltanto una funzione cittadina, oggi è un segnale per tutto il territorio provinciale. Da sempre siamo abituati a pensare a Ragusa come la provincia Bappa, però in realtà i dati che ci arrivano dalle indagini in corso, dalle inchieste dei giornalisti, anche dai dossier, per esempio dallo studio, diciamo, della Coldiretti, o meglio dell'osservatorio della Coldiretti, che si concentra in maniera particolare sulle agromafie, tutti questi studi, tutti questi dati ci dicono di una presenza mafiosa molto forte all'interno del nostro territorio. Una mafia silenziosa, una mafia che non spara, anche se ultimamente a Vittoria in realtà si continua a sparare, però una mafia appunto silenziosa rispetto alla mafia, diciamo così, appunto tradizionale, così l'abbiamo conosciuta per esempio nei territori palermitani o in altri territori della nostra Sicilia. È una mafia molto legata al mondo della finanza, molto legata al mondo dell'economia, molto legata a quelle che è il mondo, diciamo, in cui circolano risorse, perché la mafia va cercando proprio questo, risorse. Quindi noi alziamo le antenne attraverso questo presidio in un territorio che non è assolutamente esente dalla mafia. La presenza di Don Ciotti è la conferma che Libera, diciamo, guarda che questi territori come il nostro, cioè territori che possono sembrare, diciamo, marginali rispetto a quella che è la lotta contro la mafia, guardano con molta attenzione. E vogliamo impegnarci sulla base anche di una memoria che è fatta di nomi, che è fatta di persone, è fatta di storie, e di fatti intitoliamo il presidio a Daphne Caruana Galizia, proprio perché questa memoria possa diventare impegno. Simone Lopresti, referente del presidio di Libera Ragusa. Simone, come mai avete scelto Daphne Caruana Galizia, vittima della mafia, a cui intitolare il presidio ragusano? Quali sono le motivazioni e qual è il significato? Daphne Caruana Galizia, madre giornalista, donna vittima di mafia, è la donna a cui abbiamo deciso di intitolare il presidio di Ragusa. E abbiamo deciso di intitolare il presidio di Ragusa a Daphne Caruana Galizia perché pensiamo ci sia un filo rosso che lega il nostro territorio con quello maltese, che riguarda sia i traffici internazionali di stupefacenti, di armi che interessano appunto il nostro territorio, quello maltese, sia la storia di una vittima di mafia ragusana, che è Giovanni Spampinato, giornalista anche lui, un giovane, 25 anni, che si occupava appunto di giornalismo d'inchiesta, ucciso nell'ottobre del 72. Ecco, il filo rosso che lega questi due personaggi, che lega il nostro territorio a quello maltese, è proprio questo, cioè si tratta di due professionisti, si tratta di due giornalisti che sono stati uccisi perché hanno ricercato la verità.
Intitolarlo a Daphne Caruana Galizia significa non solo legarsi a una storia del nostro territorio, ma anche ampliare lo sguardo verso quello che è il problema della libertà di stampa in Europa, perché non è soltanto Daphne che è stata uccisa per il suo lavoro. Penso a Jan Kuciak, altro giornalista slovacco ucciso per il suo lavoro di inchiesta. Insomma, quello che volevamo. Il segnale che volevamo dare con l'intitolazione a Daphne Caruana Galizia è proprio questo, cioè mantenere alta l'attenzione non solo sui legami tra il nostro territorio e quello maltese, ma anche sulla tutela della libertà di stampa. Ecco Vittorio, parliamo dell'evento di domani. Cosa prevede e quali sono le modalità con cui si svolgerà l'evento? Beh, in realtà l'evento si svilupperà per tutta la giornata. Di mattina Don Luigi incontrerà i ragazzi delle scuole superiori, alle 17:30 poi ci incontreremo invece presso il Teatro Don Bosco, il Teatro dei Salesiani, diciamo nella zona alta di Corso Italia. E durante quell'incontro avremo anche la presenza di Corinne Vella, che sarebbe la sorella di Daphne Caruana Galizia. Corinne porterà la sua testimonianza di familiare di vittima delle mafie. E poi ci sarà anche la presenza di Gregorio Porcaro, referente regionale di Libera Sicilia, e quindi Don Ciotti. E penso che sia un momento molto importante. Faremo memoria di Daphne. Rinnoveremo il nostro impegno perché ci sarà tutto il presidio, tutti diciamo, i soci del presidio che sottoscriveranno il patto di presidio, così come richiesto dal nostro statuto. Sarà un momento importante, un momento in cui ascolteremo delle parole, ma soprattutto cercheremo di ridare nuovamente il significato vero a determinate parole come legalità, una parola che ci è stata rubata e che è stata svuotata del proprio significato, ma non solo legalità, responsabilità, accoglienza, solidarietà, tutte parole che fanno parte del DNA di Libera e che hanno bisogno di essere risignificate, di essere rivalorizzate, di essere attualizzate nel nostro contesto. Quindi l'appuntamento, diciamo, per tutti, l'invito a tutti a partecipare giorno 30 alle 17:30 a questo incontro che si terrà presso il Teatro dei Salesiani al Don Bosco, qui a Ragusa. Grazie a Radio Dimensione Musica, grazie a te, Piero Giunta, e speriamo appunto di vedere anche voi di Radio Dimensione giorno 30, presso il Teatro dei Salesiani. Grazie ancora. Ringrazio Vittorio Avveduto e Simone Lopresti, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.